Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Possiamo dire gloria a Dio insieme? Alleluia, il Signore è buono, la sua benignità dura per sempre. Egli lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Amen. Diamo gloria al nostro Dio. Un grande applauso, dai, alziamoci alla sua presenza. Alziamoci quanto noi più noi possiamo. Grazie Signore per questa meravigliosa domenica di celebrazione. Amen. C'è gioia in mezzo a noi, perché Gesù, il Signore, lo Spirito Santo cammina in mezzo a noi e in noi. Siamo contenti di essere qui, ben trovati. Vi portiamo i saluti della chiesetta che abbiamo visitato, di San Fantino con il pastore Franco Romano e di Condofuri del pastore Carlo Livia, che è il collega del nostro caro pastore. Alleluia, alleluia. E il carabiniere pure lui. Vi mandano anche tutta la chiesa che abbiamo visitato, tutti i membri, un grande abbraccio nell'amore del Signore, perché è lo Spirito che ci unisce insieme. Amen. E questa mattina vogliamo incominciare veramente a lodarlo. Il Signore è in mezzo a noi, il Signore è veramente qui, e Lui, come l'ha fatto tanti secoli, ancora oggi guarisce e battezza, non solo qui in mezzo a noi, ma anche a chi ci ascolta dovunque. Amen. Allora Padre, Figlio, Spirito Santo, benvenuti in questo luogo. Tu sei il padrone di questa chiesa, dei nostri cuori, delle nostre case. Tu sei il padrone, non sei l'ospite, sei il padrone, Signore, e noi ti applaudiamo questa mattina. Alleluia, noi questa mattina riceveremo forza e potenza ancora, alleluia, nuovo vigore per ancora affrontare questo nuovo giorno. Alleluia, ti sei meraviglioso. Insieme cantiamo che il Signore è in mezzo a noi. Un applauso di lode, Lui è qui,
e sta operando in questo momento in ogni cuore, perché noi siamo un lavoro in corso. Sapete i lavori in corsi? Noi finiremo quando il Signore ritorna. Siamo nella via della santità. Lo crediamo questo? Pace a voi tutti. Alleluia. E il male ha perso il suo potere. Noi quello che cantiamo la parola, quello che Gesù ha fatto in noi. Questi sono i cantici che noi cantiamo, quello che ha fatto, quello che fa oggi e quello che farà. Amen. Allora, con le mani. Degno è il re che ha vinto la morte. Degno è l'agnello immolato. Degno è il re che ha vinto.
vinto in noi. Eh sì, ne hai fatto tanto. La prima, la salvezza dell'anima, e dopo tutto il resto, Signore, sono lì per noi prendere, Signore, per tu, le tue promesse sono meravigliose. Alleluia. E se sei stanco, come dice questo cantico, se sei assetato, se sei afflitto, se sei scoraggiato, scoraggiata, avviciniti alla fonte d'acqua viva, avviciniti a quella fonte e non avrai mai sete. Lascerai il tuo secchiello, come l'ha fatto con la donna, al pozzo, perché hai già trovato quell'acqua che ti ha dissetato. E io prego che dovunque tu sei, se ancora non hai trovato quest'acqua, se sei in un deserto arido, ancora questa mattina tu possa bere di quest'acqua, e affinché tu non avrai mai sete. Grazie Gesù, che non è per i nostri meriti, ma per i tuoi meriti. Venite voi tutti
ti ama questa mattina, voglio dirti. Io ti posso amare, io ti amo, ma c'è qualcuno che ti ama ancora di più, e quello è Gesù, figlio di Dio, che è andato sulla croce per me e per te. Ricordatelo sempre, e ti amerà per sempre. Lui non fallisce mai. Alleluia, alleluia, viene a Dio potenza che libera, dice questo coro, lo devo fare, dai, 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 aiutateci con le mani, ok? Gesù Cristo è potenza che libera, e io posso dire con tutta la mia vita che Gesù Cristo è potenza che libera. Io voglio questa mattina che tu lo dici, amen. Noi lo dichiariamo, siamo dirti con gioia e certezza che abbiamo Cristo e potenza che libera. Alleluia! Cristo potenza che libera. Gesù Cristo potenza che libera. Alleluia! Dire con tutta la mia vita che Gesù Cristo è potenza che libera. Gesù Cristo è potenza che libera. Ecco perché siamo qui. Alleluia, grazie Signore. Ti adoriamo, ti benediciamo. Una cosa ho chiesto al Signore, e questa cercherò: dimorare nella sua casa per sempre. Il suo amore mi sostiene nella tempesta. Salmo 27, leggetelo a casa, è meraviglioso, noi vogliamo restare alla tua presenza, vogliamo contemplare, meditare la tua parola, Signore, acqua di vita. Una cosa ho chiesto al Signore, e questa cercherò, e questa da capo. Una cosa ho chiesto al Signore.
Amen. Per sempre, sì, per sempre. Grazie, suo amore. Queste sono le parole dell'Apostolo Paolo. Lui stava lavorando per il Signore, non andava a farsi semplicemente le vacanze, lui andava solo a lavorare per il regno e aveva persecuzioni, era malmenato, era in mezzo alla tempesta, eppure diceva: Signore, la tua grazia mi basta, la tua presenza mi sostiene. Oh, la sua presenza, fratello, la sua presenza è la cosa più meravigliosa che c'è. Non c'è un'altra cosa più gloriosa della presenza del Signore. A volte noi ci lamentiamo per cose che non hanno senso, ci facciamo prendere il panico per cose che magari abbiamo causato noi, ma questo grande uomo, l'Apostolo Paolo, perseguitato per l'Evangelo, messo quasi a morte, diceva semplicemente: Signore, la tua grazia mi basta. Oh, grazie Gesù. Possiamo cantare ancora queste parole, così che possono entrare nella tua anima, così che tu nei momenti più difficili possa dire: Signore, la tua grazia mi basta, la tua presenza mi sostiene. E puoi fissare gli occhi su Gesù. Cantiamolo tutti insieme. Oh, alleluia. La tua presenza. La tua presenza mi sostiene. Alleluia. Signore, sei meraviglioso. Perché la tua grazia dimostra il favore meritato per la nostra vita. E la tua presenza ci fa sentire in cielo. Signore, grazie. Quanto è meravigliosa la tua presenza. Alleluia. Meravigliosa la sua presenza. Thank you.
Amen. Amen. Siamo una chiesa benedetta, siamo il popolo di Dio. A Dio la gloria, accomodatevi. E solo per iniziare un triste annuncio, mi ha chiamato la sorella Micelli questa mattina e il genero di 69 anni, Brian, è deceduto. Quindi preghiamo per la famiglia, preghiamo per la moglie, per i figli. E per la famiglia Micelli. Niente, poi tutte le informazioni ce le abbiamo qui nel bollettino. Ogni settimana c'è un bellissimo messaggio, la semplicità di un bambino. La scorsa settimana c'erano i miei figli. Come state allora? Vi sentite benedetti? Ma no, non sembra. Vi sentite benedetti? Anche in mezzo alle tempeste? Anche in mezzo alle tempeste dobbiamo essere benedetti. Io non avevo parlato con Elisabetta, però vedi, il Signore ci guida e potete portare le vostre offerte, ormai lo sapete, è inutile che lo dico, ognuno è libero. Quanti si sono trovati mai in una tempesta? Gianni, tu sì, nel mare? Quanti sono trovati in una tempesta? Una vera tempesta nel mare? Ci sono due tipi di tempesta, anzi vi porto, mi sono dimenticato, i saluti del pastore Jonathan Brasiello della chiesa di Rockville, sono andato a visitarlo ieri e vi saluta. Saluto anche a Fiore, salute a Tindera. E ci sono due tipi di tempesta nella vita. Ascoltatemi, una tempesta che noi ci procuriamo a causa dei nostri sbagli, a causa perché ci allontaniamo dal Signore, e poi ci sono le tempeste che sono a causa dell'Evangelo, ok? Le tempeste che ci causiamo noi, se non ritorniamo subito al Signore, ci porteranno dei guai incredibili. Ma la tempesta o le tempeste che sono a causa dell'Evangelo, se rimaniamo attaccati al Signore, usciremo come dei vincitori. E io mi sono trovato in una tempesta, in mare aperto. Non è bello. Magari voi eravate in una grande nave, no? Io ero in una piccola barca lunga così. Una grande nave è sempre tempesta, il mare è incredibile. E ancora oggi vogliamo parlare di quell'avvenimento, di quell'insegnamento che il Signore ci ha dato quando era sulla barca con i discepoli, venne la tempesta e i discepoli ci venne una paura incredibile. Malgrado Gesù gli disse,
andiamo dall'altra riva. Ora, cosa succede oggi quando c'è la tempesta? Quando sono le tempeste nella vita, la gente cosa fa? Va subito in internet. Vediamo come posso superare la tempesta. Subito, è vero o no? Vediamo che cos'è questa tempesta. Vediamo come la posso risolvere. Ed ecco che le persone stanno dimenticando, invece di passare, di fissare lo sguardo su Gesù, si fissa lo sguardo su un quadrettino o su un telefonino. È vero o no? Non voi, perché voi... E così sta succedendo anche per nella Chiesa. La gente invece di... quanto è bello e quanto è caro che i fratelli dimorano insieme, quanto è bello e quanto è caro che mi accontento da casa. E non ho mai sentito tante scuse come dal giorno del Covid. Le scuse più incredibili le persone ormai ce l'hanno per non venire a stare insieme alla fratellanza, a lodare ed ascoltare la parola di Dio tutti uniti e tutti insieme. Amen? Ovviamente ci sono dei motivi validi, ma alcuni motivi che non sono validi, la gente li fa diventare validi. E non puoi dire neanche, ma sai che la parola dice così? Perché altrimenti sei cattivo, altrimenti non sei un buon pastore, non hai amore, tu cacci via le persone. Fratelli e sorelle, il Signore merita di essere onorato in tutti i sensi. Sì o no? In cielo non ci saranno scuse. Dino pose qualcosa gliela dice a Johnny. In cielo non ci sono scuse. Ora, questa era una piccola parentesi. Noi amiamo tutti, anche quelli che i disordinati. Il Signore ci dice di a amare i nostri nemici e pregare per quelli che perseguono, amare per la Chiesa è fatta di tutti, di quelli buoni e di quelli meno buoni. Però ricordiamoci una cosa, che Dio ha stabilito la Chiesa per celebrarlo, per stare con i fratelli, con i santi. Se noi non mettiamo il Signore al primo posto, voglio fare questo gesto. Ok? Allora, andiamo a quello che il Signore ci vuole dire. Siete offesi? Ma voglio dire a quelli che sono a casa che possono condividere questo video, possono mettere mi piace o un commento. È importante stare insieme. È proprio nella barca. E poi lo diremo, i discepoli erano tutti insieme e c'era anche Gesù, eppure hanno avuto paura. La paura è qualcosa che ti paralizza. Quando ebbero paura, Gesù disse ai discepoli, non ti preoccupare, no, non ti preoccupare, sai, fratello, sorella, sì, no, ti capisco. Quando ebbero paura, Gesù disse, fece una domanda ai discepoli, dov'è la vostra? Ogni situazione che riguarda la parola di Dio è questione di fede. La fede non è solo per certe circostanze, la fede, ogni cosa che è scritta in questa benedetta parola riguarda la fede. La paura, come abbiamo detto altre volte, nel cielo non è conosciuta e tutte le mancanze, tutte le disubbidienze a Dio e alla sua parola, alla fine ti portano una paura intrinseca. Sapete che significa la parola intrinseca? La parola nascosta, interna, che magari vogliamo far vedere che siamo forti. Io no. Però poi abbiamo paura di tante cose e lì dove lavora il diavolo. E attraverso il Covid-19
è nata nel popolo di Dio, non in tutti, non in voi, perché voi siete super coraggiosi, voi siete come Daniele che entra nella fossa dei leoni. Io dichiaro cose positive. È nata una paura intrinseca, è nata una separazione, è nata io, il Dio, la Chiesa quasi quasi, è come il mondo, io Dio me lo prego come voglio io. E senti persone che dicono: io a casa sto bene. Allora chiudiamo la chiesa? Non andiamo, non siamo tutti nella stessa barca? Sì o no? E nella stessa barca attraversiamo le tempeste, sapendo che con noi c'è Gesù. In cielo non esiste la paura, perché c'è Dio. Ma Dio è anche sulla terra, Dio è anche in... Lui vive in noi per lo Spirito Santo. Perché Dio vive in noi? Perché Lui è onnipotente. E quindi non dobbiamo avere paura. Un credente non dovrebbe avere paura. E tu mi dici: questa frase io non la sopporto. No, è una bestemmia quasi. Sì, ma siamo umani. Hai letto la Bibbia? Tu devi dire: sto crescendo. Non puoi dire più: siamo umani, perché la Bibbia dice che tu appartieni a Cristo. La Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti. Fratelli e sorelle, finiamole con queste frasi che non sono in accordo della parola di Dio. Non lo devi dire più: siamo umani. Devi dire: sto crescendo, ho bisogno dell'aiuto del Signore, ho bisogno di persone che pregano per me per questa cosa. Ma non dire: siamo umani, perché stai dicendo che non sei figlio di Dio. Perché la parola di Dio dice che in Cristo Gesù siamo più che vincitori, non più che perdenti, non più che umani. Sì o no? Oggi Fiore mi piace, come un ragazzino mi pare. Chiunque, ognuno dica chiunque, ha lo Spirito di Dio, possiede una porzione del cielo. Sì o no? Il cielo è dentro di te. Non è: io sono umano, è normale che ho paura. Non è normale. Non è normale la paura. È anormale. Anormale è il contrario di normale. Possiamo avere paura, ma subito dobbiamo: Signore, Holy Spirit, Spirito Santo, e quello che è dentro di noi è superiore a quello che è nel... Leggiamolo, la storia della tempesta, la famosa storia, Luca 8. Ora, uno di quei giorni avvenne che egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo, leggete bene questa parola, passiamo. Non gli ha detto: che dici, che dite, possiamo passare dall'altra riva, ci riusciremo forse, forse Dio vuole, se Dio vuole passiamo dall'altra riva. Passiamo dall'altra riva. È un'affermazione, è un comando. Ed essi presero il largo. Non c'avevano il motoscafo. No. E tu? Messero la vela. E mentre navigavano, egli si addormentò. Ci pensano i ragazzi. Il pastore magari è qui,
e dice: ok, chiesa, dobbiamo conquistare anime, mi devo occupare della predicazione, io mi devo occupare della preghiera, e sono sicuro che il popolo vuole portare anime in chiesa. L'unico obiettivo è questo, che dobbiamo mostrare l'Evangelo. Ascoltate, egli si addormentò, sicuro che dovevano passare dall'altra riva. È un turbine, sapete che è un turbine? Browning, un mulinello, sicuramente la barca, tutti i capelli come i miei, tutti per aria. È un turbine di vento, si abbatté nel lago, tipo un uragano, tanto che la barca si riempiva. E allora c'era, che ne so, Filippo con un secchio, buttava l'acqua e tutti cominciavano a levare l'acqua, ed erano in pericolo. Il pericolo era reale. Quando tu sei in una tempesta, quando tu sei in una circostanza, il pericolo è reale. Non dobbiamo essere esaltati per dire: ma beh, io tanto c'è il Signore è con me, e poi che paura, il Signore è con me. Allora essi, accostatosi, 24, accostatosi, lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, noi periamo, noi moriamo. Ed egli, destatosi, questa parola significa si è svegliato, si è alzato. Ok, è tutto, che è successo ragazzi? Sgridò il vento e la furia dell'acqua, e questi si calmarono, si acquetarono, e si fece bonaccia. Beh, 25. E Gesù disse ai suoi discepoli, e Gesù oggi ci dice a noi, anche a me, a tutti: dov'è la vostra fede? Ed essi, impauriti, si meravigliarono dicendo l'un l'altro: chi è mai costui, chi è mai costui che comanda anche al vento, all'acqua, e gli ubbidiscono? Era semplicemente Gesù, il Figlio di Dio, il Redentore, il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, la stella del mattutino, colui che era e che deve venire, il Messia, colui che ogni cosa gli è sottoposta. Chi era? Niente, nessuno. Chi è costui? Chi è? Boh. Eppure, quando noi predichiamo, quando noi leggiamo la Bibbia, dobbiamo vedere anche che cosa dice prima e che cosa dice dopo. Vi ricordate che vi ho detto all'inizio che ci sono due tipi di tempeste? Una perché ce la cerchiamo noi, per cattive decisioni, per mancanza di discernimento, perché vogliamo far contenti alle persone, perché ci pare brutto, e per così, e per colà, per la commare, per tante cose, per il paesano, per quello. E uno è per il regno. Se noi ci facciamo caso, loro nei capitoli prima sapevano chi era Gesù e quale miracolo aveva fatto. E nei capitoli successivamente noi vediamo che lo scopo, perché stavano attraversando il lago di Galilea, era uno, perché Gesù doveva andare a liberare un indemoniato. Non così, quando vado un attimino al Costco, a Walmart, un attimino, non c'è niente da fare, mi faccio un giro, vediamo se trovo qualche sconto. No, era lì perché doveva lavorare per il regno. E allora sì, quando noi lavoriamo per il regno, Dio è con noi. Dio è sempre con noi.
però in particolare quando noi lavoriamo per il regno. Amen. Gesù era con loro, ma come mai la paura si era impossessata completamente dei discepoli? Come mai le loro menti e i loro cuori stavano tremando? Come mai? Chi me lo può dire? Perché avevano dimenticato che Gesù era con loro. Oggi noi ce lo dimentichiamo. Gesù ci ha detto qualche cosa, ci ha promesso qualche cosa. Tante volte noi promettiamo qualche cosa e non la manteniamo. Io ho un grande difetto, grandissimo. Sbaglio anche, attenzione, ma quando faccio una promessa, a costo di rimetterci ogni cosa, io cerco di mantenerla, a meno che lo dimentico. Ma quando faccio una promessa, la mia parola è parola, perché mio nonno e mio padre, queste sono cose buone, mi hanno insegnato a onorare la parola che io do. E Gesù, il figlio di Dio, era con loro e gli aveva detto: passiamo dall'altra riva. E quindi, dimenticando, quando noi dimentichiamo che Gesù è con noi, la nostra fede, sapete quando finisce la benzina? E se non ci metti la benzina, rimane lì e alla fine ti fermi e devi camminare a piedi e ti devi sforzare. Gesù fece una sola domanda, che ancora questa domanda ancora è nelle nostre orecchie come un eco. Eco, sapete che è un eco? Eco, 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 eco. E questa domanda nei secoli, sono passati 2000 anni, ancora questa domanda sta rimbombando e dentro le chiese e dentro ogni cristiano dice, e il Signore dice ancora nei secoli: dov'è la vostra fede? Dov'è la vostra fede? Questo fu l'unico rimprovero che fece Gesù. Gesù lo sapeva, i discepoli no, che la fede è più forte di ogni tempesta. Ma di quale fede stiamo parlando? Della fede in quattro mura? Nella fede nella nostra mentalità o nella fede della presenza di Cristo Gesù nella nostra vita? Come abbiamo cantato, la tua grazia mi basta, la tua presenza mi sostiene, ovvero mi tiene quando sto per cadere. La grazia è tutto quello che ho bisogno. Amen. Ci svegliamo? Per questo Gesù aveva detto: andiamo dall'altra sponda. Sapete una cosa? C'era un tempo che ho predicato sul ponte, non so chi si ricorda. Gesù ci ha chiamato a ognuno di noi ad andare dall'altra sponda. Noi siamo su questa sponda che si chiama pianeta Terra e dobbiamo andare nell'altra sponda che si chiama Heaven, cielo. Ma dal momento che leviamo gli occhi da Gesù, noi stiamo guardando il pianeta Hell, inferno. Ma dal momento che fissiamo gli occhi su Gesù, arriviamo dall'altra riva. Non levare mai gli occhi da Gesù in qualsiasi situazione della nostra vita, devi essere stabilito sulla sua presenza. C'è la tempesta? Sì, Signore.
è duro questo. Ma il Signore disse: dov'è la vostra fede? Gesù era tranquillo nella barca, dormiva appoggiando la testa su un cuscino di su un cuscino anatomico, quello quando ci appoggi la testa ti fa la forma, vero o no? Mia moglie, se non c'è il suo cuscino, non dorme. Io dormo. Alleluia. Quando venne il temporale, abbiamo visto, i discepoli dimenticarono la presenza di Gesù e la promessa che Gesù aveva detto: arriveremo dall'altra sponda. Maestro, maestro, noi moriamo. Noi moriamo? Ma hai visto quello che ha fatto Gesù ieri? La stessa cosa del popolo di Israele. Grandi miracoli, grandi segni. Non c'erano tombe in Israele, in Egitto, che dobbiamo morire nel deserto, che ci mangiano? Fratelli e sorelle, quanti hanno fede in Cristo Gesù? Quanti vogliono fissare da questo giorno veramente gli occhi su Gesù? Oggi, se tu c'hai una tempesta nella tua vita, se domani avrai una tempesta nella tua vita, ricordati di quando Gesù è nella barca con i discepoli. E non permettere, non ti fare più rimproverare da Gesù, non ci facciamo più rimproverare, e farci dire: dov'è la tua fede? Non prendere il telefono e chiamare persone problematiche che ti inquinano il cervello, ti inquinano la mente, che ti inquinano l'anima. Chiama il Signore, vai e telefona, fai il numero di Geremia 33:3 e il Signore ti dice: invocami e io ti risponderò e ti farò vedere cose grandi e impenetrabili. E tu lo invochi: Signore, ho bisogno di questa cosa, io non ce la faccio. Lascia stare il computer, lascia stare internet, lascia stare il telefonino, vai a Gesù. Oh maestro, noi moriamo. E queste cose ci rivelano tre cose, queste parole, che loro credevano di essere soli. Quanti? Io mi sono sentito solo, ogni tanto mi sento solo, ma subito vado al Signore. Gesù era nella barca e Gesù gli stava dimostrando che in mezzo alla tempesta si può dormire. Sì, ma tu non sai quello. Io non devo sapere niente. Il Signore ti ha detto: venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, e io vi darò riposo. Sì o no? Tony, sei d'accordo? Amen. Ancora. Pensavano che non sarebbero andati dall'altra riva. Non te l'ha detto il Signore? Non ci ha detto il Signore: io sarò con voi? Non ci ha detto il Signore che noi siamo liberi in Cristo Gesù? Non ci ha detto il Signore nella sua parola che se Cristo vi ha fatto liberi, sarete veramente liberi? Non vi ha detto il Signore che il diavolo viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto per dare vita, e vita in abbondanza? E allora, dove stai fissando i tuoi occhi, la tua mente, il tuo cuore? E tu mi dirai: ma io non ce la faccio certe volte. Siamo una chiesa, siamo una famiglia. Non nascondere le cose sempre sotto il tappeto. Vai dalle persone, c'è un pastore in questa chiesa. Hai una cameretta? Usala. Gesù
credeva e pensava positivo. Loro pensavano negativo. Sì o no? Gesù si distese nella barca e, avvolto nelle braccia della fede, dormiva. Si addormentò, sicuro di andare all'altra sponda. Loro, qua siamo fregati, qua moriremo, qua andremo a fondo. E questi sono i ragionamenti che certe volte facciamo noi. I discepoli avevano dimenticato la presenza del Signore ed erano terrorizzati. Sapete che cos'è la parola terrorizzati? È la parola usata per la festa di Halloween. Si fa la festa di Halloween perché i bambini, le persone devono essere terrorizzati, si devono spaventare, però che bello. Terrorizzati. E Gesù dormiva. Dobbiamo riposare nella fede. Gesù aveva il controllo dei loro pensieri, i discepoli no. Ora si affondo, prendo l'acqua, mi mangiano gli squali. Squali shark. Gesù credeva che la tempesta non gli avrebbe fatto male, i discepoli moriremo. Gesù credeva che Dio vegliava con loro. I discepoli credevano che Dio li avesse abbandonati. Questa è la storia della nostra vita. Sì o no? Che cos'è allora questa fede? Che cos'è se non la certezza che nessuna circostanza e tempesta ti può fare allontanare dall'amore di Dio? La paura dei discepoli produceva paura. La fede di Gesù produceva fede. La legge della produzione. Se tu semini patate, non raccogli pomodori San Marzano. Tu raccoglierai patate. E ti dico una cosa. In base alla qualità delle patate che tu pianti, raccoglierai quella qualità di patate. È vero, Ernie? La legge, mi pare, in fisica, della causa-effetto, mi pare, vero Nino? In fisica mi pare che è questo. Però poi successe qualche cosa. Erano spaventati. Ebbero un piccolo momento di lucidità, non lucidità, mi correggo, semilucidità, non era piena lucidità. Sapevo, dice, maestro, maestro, ma noi moriamo qua. Si ricordarono che c'era Gesù. Ecco che chiesero aiuto, però era una mezza lucidità, perché avrebbero potuto dire: Signore, usa il tuo potere, Signore, usa la tua autorità e calma questa tempesta. No, noi moriamo, la colpa è tua, la colpa è tua. Grazie Nino che ridi, eh? Già qualcuno è troppo serio. Si ricordarono che il maestro è nella barca con loro. E cominciarono a chiedere aiuto. Aiutaci perché noi moriamo. Ma Gesù era lì sdraiato. Una tempesta, c'erano lampi, flash, come si dice? Light, lampi, tuoni, boom, boom, boom. L'acqua che passava da qua e di là. E tutto ci bagnava i capelli a Gesù. Tutti loro cercavano, che facciamo? Andiamo di qua, tu tieni qua, tu tieni là. Aiutami, non stai facendo niente. Da certuni dicevano, Matteo, tu non capisci niente. No, ti ho detto di fare così, ti ho detto di fare colà. La storia della Chiesa. La storia dell'uomo. No, ma io ti ho detto, tira quella corda, prendi il remo, prendi qua, prendi là.
Gesù era lì, lampi e tuoni, dormiva tranquillo, faceva sogni sereni, ogni suo muscolo era rilassato, non c'aveva il nervosismo qua, cioè nervoso qua, 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 qua. Butterei tutto per aria. Era tranquillo, rilassato, calmo. Gesù stava dimostrando e vivendo Isaia 26:3. Perché lui era la parola, lui conosceva la parola. Ecco perché il Signore ci dice di meditare la parola giorno e notte. Alla mente che riposa in te, in chi? Gesù diceva: io faccio tutto quello che il Padre mi dice di fare. Tu conservi una pace perfetta perché in confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia dei secoli. Questo è il mio Gesù, questo deve essere il tuo Gesù. Ah, Signore. Gesù stava dormendo il sonno di coloro che hanno veramente fede. E vediamo che i discepoli erano nella stessa barca con Gesù. Stessa tempesta, stessi lampi, stessi tuoni, stesso mare. Gesù dormiva, loro erano terrorizzati. Gesù credeva in Dio. Loro: e dov'è Dio? Mi ha dimenticato. Che ho fatto di male? Sì, i malvagi prosperano di più. L'avete mai detto questo? L'avete pensato almeno una volta? Una volta, almeno io. Tu ci lasci morire, Signore, tu ci lasci morire. E Gesù gli disse semplicemente: dov'è la vostra fede? Gesù era lì e non era agitato. Loro erano terrorizzati. Non voglio parlare con nessuno. Non vengo più in chiesa. Nessuno mi vuole bene. Nessuno mi telefona. Nessuno si prende cura di me. Guarda Gesù. E fai solamente quello che ti ha detto di fare. E non, come si dice in italiano, sindacare, ovvero obiettare, non argomentare sui comandamenti del Signore. Amen. Gesù allora che fa? Si alza piano piano, magari faceva così, si mette lì la barca, si tiene così, poggia i piedi per terra, alza la mano, taci, calmati, e tutto si fece bonanza, tutto divenne calmo. Quando tu devi affrontare la tempesta, alzi le mani al cielo e comanda nel nome di Gesù, perché Gesù ci ha dato autorità di legare in terra, sarà legato in cielo, al secondo cielo dove ci sono le battaglie spirituali, ogni cosa, e di sciogliere in terra sarà sciolto in cielo. Tu alzi le mani al cielo, alla presenza del Signore, dice: ora basta, questa tempesta ti comando nel nome di Gesù di tacere. Perché non ha detto al mare: finisci di ondeggiare? Ha detto: calmati. C'era un'agitazione, c'era uno sconvolgimento. E io penso che i demoni già da 7-8 miglia stavano sentendo arrivare Gesù nella barca. Causiamo una bella tempesta. Perché Gesù doveva andare a liberare
un indemoniato. E loro già da lontano sapevano, perché lo tenevano d'occhio a Gesù. E sai una cosa? I demoni tengono d'occhio anche a te e a me. Ecco perché dobbiamo sempre camminare ed essere fermi nella fede, sempre riconoscere che Cristo è in noi, non ogni tanto ma in ogni momento. Amen. Quando Gesù calmò la tempesta, dissero in siciliano: "Que Cristo?" Chi è costui? Chi è costui? Chi è costui? Non mi fate ridere, non mi fate ridere. Noi ci avremmo detto: chi sono io? Quando ero carabiniere, fermavo le persone a Roma, specialmente anche in Sicilia, la mentalità. Brigadiere, lei non sa chi sono io? Quando gli devo fare qualche etichetta, no? Io conosco quello. Ah sì, o ti sistemo io. Se prima ti volevo fare 5, ti faccio adesso 10. Ti faccio come si deve. Chi sono io a Gesù? Chi sei tu? Chi è costui? Cosa avrebbero dovuto dire invece? Chi me lo può dire? Cosa avrebbero detto? Avrebbero dovuto dire: quanto è potente e meravigliosa la fede! Quanto è glorioso il Signore! No, chi è costui? Anche le acque si calmano. Ma ringrazio Dio. Ancora a fare argomenti, ancora a fare discussioni. Ancora sempre con queste parole, discussioni. Sì o no? Quanto è glorioso il Signore! Wow! Chi ci abbiamo nella barca? Wow, quanto siamo scemi a non capire questo! Signore, perdonaci perché ti abbiamo svegliato e noi dovevamo anche noi dormire. Sì o no? Sì, ma noi siamo umani. Ancora costo umani. Tu vuoi dire che sei umano? Continua così. Io appartengo a Cristo. Amen. Quanto è potente la fede. E Gesù, quando gli disse: dov'è la vostra fede? Gesù vuole farci capire che la nostra fede è la potenza, non la nostra religione, ma la nostra fede. Dice: ma che cos'è questa fede? È la certezza di essere cittadini del cielo, è la certezza di appartenere a Cristo, è la certezza che lo Spirito Santo è in noi, è la certezza che noi ci stiamo dirigendo verso il cielo e nessuna cosa ci potrà fermare. Gesù stava dicendo: dov'è la vostra fede? Gli stava dicendo che attraverso la fede la potenza, come dice in Efesini, mi pare 3, per la potenza che opera in voi. L'avete mai letto? C'è una potenza che opera in noi. È solo questione di essere connessi con il Signore. Mi voglio fermare qui, forse predicherò un'altra volta, ma voglio pregare insieme a voi. Alziamoci. Forse continuerò la scorsa volta. Che tu non possa dire più: Signore, io sto morendo e tu non fai niente. Che noi non possiamo dire più: ma chi è costui? Come chi è costui? Fratelli e sorelle, questo dovrebbe essere un luogo di gloria, un luogo di grande potenza, un luogo di liberazione, dove per qui dovrebbe essere normale vedere la gloria di Dio. Ma la mancanza di fede
blocca la manifestazione dello Spirito Santo. Fai finta oggi che questa è una barca, ok? Questa è una barca, sì o no? Siamo tutti nella stessa barca. E se tu sei nella barca con Gesù, ancora ci vuoi dire a Gesù: Signore, tu sei qui a dormire e noi moriamo, io sto morendo, tutti i miei problemi, tu non ti curi di me? Se tu sei nella barca con Gesù, mettiti a dormire insieme a Gesù. Riposa, la fede riposa, la fede dà pace, la fede dà serenità, la fede dà certezza delle cose che ancora tu non vedi e ce l'hai dentro. Sì o no? Io non voglio sentire un giorno, quando starò alla presenza del Signore, Franco, dov'è la tua fede? E principalmente, Franco, perché non hai predicato al mio popolo di azionare la fede? Perché non hai detto al mio popolo? Perché ti ho costituito pastore per stare davanti a un pulpito a fare lo show-off o a fare spettacolo? Io ti ho costituito pastore perché tu devi predicare la parola e finché possono essere rinforzati nella fede. Oh, la fede. E la fede da che cosa viene? Dalla certezza della presenza di Dio. E l'apostolo Paolo poteva dire con molta semplicità, senza vantarsi, non era un vanto. Questo per lui era normale. Cristo in me, in voi, speranza di gloria. Vogliamo azionare la fede oggi? Se tu oggi, non domani, oggi, guardi dentro la barca, guarda che c'è Gesù e fissa gli occhi su di Lui e non guardare più alla tempesta, non guardare più al problema, non guardare più quello che ti passa per la mente, non guardare più a chi ti sta perseguitando, non guardare più a nessuna cosa, ma fissa gli occhi su Gesù. Perché fissare gli occhi su Gesù? Sapete perché? Perché la parola di Dio dice in Ebrei 12:2 che Gesù è l'autore, è il compitore della nostra. Alleluia. Cantiamo qualcosa? Cantiamo questo cantico con tutto il cuore e mentre cantiamo, tu sei nella barca col Signore e la sua presenza ti libera, ti guarisce, ti dà la certezza che Lui non ti lascia e non ti abbandona. Alleluia. Con la tua mano.
avanti e cantiamole insieme. Venite avanti, perché ognuno di noi attraversa delle tempeste, e insieme come Chiesa, insieme come Chiesa, uniti nello Spirito, ogni tempesta va via. Tutti insieme cantavano. Ancora quando la tempesta tocca, Signore, riposa solo in te, confiderò. Alleluia. Nella potenza tua, quando insieme a te, Signore. In te, Signore. Alleluia. Il Signore non ha detto che non ci saranno tempeste nella nostra vita. Il Signore ci ha detto di comandare alle tempeste nel suo prezioso nome. Alleluia. E dire la tempesta via nel nome del mio Signore Gesù Cristo. Alleluia. Dobbiamo cominciare, fratelli e sorelle, a prendere autorità con le nostre bocche. Amen. A dichiarare con le nostre bocche via tempesta nel nome di Gesù. Dichiariamolo con la nostra bocca: via tempesta nel nome di Gesù Cristo. Oh meraviglioso Salvatore, perché Dio, è scritto in Isaia, ci ha dato un Salvatore, colui che ci salva dalla tempesta, dalla malattia, dalle avversità, dai nemici. Questo Salvatore ti fa dire oggi: Signore, se tu sei con me, chi sarà contro di me? E non c'è tempesta, non c'è uragano, oh, non c'è niente. Grazie Gesù. Signore, insieme ai miei fratelli, insieme a coloro che ci ascoltano da casa, vogliamo imparare a fare come tu ci hai insegnato, a parlare a ogni circostanza, perché tu riposi dentro di noi e la tua pace è in noi. Tu ci hai lasciato la tua pace, Signore. Signore, voglio pregare per ogni tuo figlio e figlia in questo luogo, per ognuno, Signore. Oh Signore, tu sai, conosci ogni tempesta, Signore. Tempeste nella mente, tempeste nel corpo, tempeste nella famiglia, tempeste nel lavoro, tempeste nella chiesa, tempeste per il futuro. Noi oggi vogliamo semplicemente alzare le mani e dire: taci, calmati, tempesta nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria, gloria. Ti diamo gloria, Padre. Ti diamo gloria. Ti diamo gloria. Dai gloria al Signore. Oh, dai gloria. Signore, perdonaci se tante volte siamo stati come i discepoli che non avevano realizzato che Tu eri con loro,
che tu eri il Signore dei Signori e tu ci hai riscattato dalla morte, tu ci hai riscattato dal peccato, tu ci hai riscattato da ogni avversità, perché tu ti prendi cura di noi, ti prendi cura di noi sempre. E noi oggi davanti a te, Signore, con tutto il nostro cuore dichiariamo che non solo le tempeste, Signore, ma i giganti, noi ci taglieremo la testa, Signore, non solo le montagne davanti a noi, perché diremo alla montagna nel nome di Gesù, buttati nel mare. Oh Signore, grazie. Oh grazie Gesù. Oh grazie Gesù, perché noi siamo nella barca con te e non temiamo nulla. E se anche il diavolo dovesse venire come una fiumana, oh, noi lo metteremo in fuga, perché semplicemente abbiamo te, abbiamo questo nome glorioso, abbiamo il nome di Gesù. Alleluia. Padre, grazie, che la tua benedizione, che l'unzione, un'unzione gloriosa per scacciare ogni tempesta, ogni paura, sia sopra la tua vita nel nome di Gesù. Amen, 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 amen. A Dio la gloria. Dio vi benedica. Siate forti e coraggiosi. Frank, forte.